Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video tutorial di Lifeline Forum. Oggi vi mostrerò il secondo video dell'HTML. Oggi vi mostrerò come formattare il testo. Ora vi faccio vedere cosa ho fatto. Questa è la nostra seconda lezione, cosa vi insegnerò a fare con il nostro nuovo marcatore. Guardate. Questo è il testo normale. Questo qua è in corsiva, questo in grassetto e questo sottolineato. Ok, ora vi faccio vedere come l'ho fatto. Allora, questo è il codice HTML primo. Vabbè, chiudi marcatore, body. Il titolo, vabbè, già sapete come si fa dalla lezione precedente. P, questo è il nostro nuovo marcatore. Questo serve per fare dei testi più lunghi, delle linee continue, e non finisce mai. Vabbè, sempre con lo stesso metodo di chiusura del marcatore alla fine. Poi, per fare la scrittura in corsivo, bisogna avere il marcatore I. Basta premere I. Il tasto della tastiera. Poi ah, guardate ragazzi, per fare il grassetto bisogna avere il marcatore B. No, ma io sto sbagliando a dire bisogna avere. Noi lo abbiamo. Bisogna digitare la lettera B. Poi per fare il sottolineato bisogna usare il marcatore U. E in questi spazi si può scrivere di tutto. Sta crepando, mannaggia. Sta crepando. File, salva. Fate sempre salva. Va bene. Teniamo il collegamento con questo. Ah, hai ragione. No, no. Lo devo salvare prima in HTML. Perché questo, quello che vi ho fatto vedere prima era... No. Si può fare anche HTML come salvataggio, per abbreviare. Guardate. Questo... Mus di pork. Nella prossima lezione vi farò vedere come mettere dei link, come mettere l'immagine dello sfondo e come mettere la favicon qua sopra. Questa l'immagine della favicon. Ok, per oggi è tutto. Ciao.